Ragazzi a scuola con la borraccia metallica piuttosto che con le bottigliette di plastica. Questa mattina a Pescara, nella scuola Illuminati di via Regina Elena, è stato inaugurato il primo degli erogatori d'acqua potabile a portata di bambino che saranno installati negli istituti del capoluogo adriatico. L'obiettivo è quello di ridurre l'uso della plastica, sensibilizzando gli studenti all'ecosostenibilità. Continuiamo il percorso di adesione al plastic free, ossia ad una educazione e sostenibilità ambientale, tra le quali anche quella di apprezzare i prodotti della terra, e tra questi sicuramente c'è l'acqua, che è fondamentale, ma soprattutto la nostra acqua è buona. In questo caso ulteriormente, perché parliamo di un erogatore non a caso a forma di goccia, se avete notato, per tutti i plessi scolastici e che aiuta i ragazzi a capire l'importanza dell'acqua, la bontà dell'acqua, perché essendo microfiltrata sarà monitorata e controllata regolarmente, a capire però che l'acqua è buona e che si riduce in questo modo anche il consumo della plastica sul territorio, che sappiamo bene essere tra i vari inquinanti, se non ben conferiti, per la nostra terra. Presto gli erogatori saranno installati in tutte le scuole pescaresi, ha dichiarato il vice sindaco Santilli. I comprensivi a Pescara ne sono 10, i plessi scolastici ne sono 54 e tutte le scuole saranno coperte da questa bellissima attività. Questi erogatori dell'acqua saranno posizionati in tutti i plessi scolastici di Pescara, dove ai ragazzi faremo capire l'importanza dell'eliminazione della plastica. Questo è un obiettivo che noi come amministrazione comunale ci siamo dati dal primo giorno e lo stiamo portando avanti e lo porteremo avanti fino alla fine.